In questo video desidero porre l'attenzione su tre eventi che sono stati giudicati miracolosi per essere riusciti ad evitare la morte da una caduta di 40 metri. Sono eventi che hanno una ragione d'essere. Il primo riguarda chi è crollato più in avanti con il ponte che crollava. Era in questa posizione qui, dove il ponte termina con l'elemento E17 e inizia questa passerella sospesa e sostenuta da un ponte e dall'altro. Cosa è successo? Voi sapete senz'altro che viaggiando si ha una velocità è anche quella di caduta. Quando si cade da un ponte così, con l'accelerazione di gravità, si arriva a una certa velocità al suolo. Ora è evidente che un veicolo che viaggi in questa direzione e che riesca a trasformare la sua velocità da orizzontale rivolta verso l'alto, intanto ha una componente che sottrae alla velocità di arrivo quella velocità orizzontale che in un ponte che come questo si è inclinato appoggiandosi qui sulla sella Gerber che ha resistito e che si trovava in questa posizione qui, la cabina rossa, e questo è il tir che aveva un peso complessivo di 43 tonnellate, di cui 10 in meno era il carico. La sua velocità orizzontale assunto a poco un verso verticale a mano che il ponte crollava. È come se avesse trovato una strada sempre più ripida, che però a un certo punto, cadendo, è arrivata fino al suolo e a quel punto è venuta la seconda fase di ribaltamento al suolo. Se questo ponte non fosse crollato in questa maniera qui, ruotando su questo punto che ancora resisteva, ma in modo piatto da andare come qui Google Earth mostra la pianta corrispondente a quell'alzato, cosa sarebbe successo? Che sia la cabina che la parte posteriore sarebbero rimasti orizzontali cadendo. Il conducente dirà una cosa: avevo il carico pesante dietro, di conseguenza la parte di dietro è caduta prima. E questa è una cosa che si è sempre ritenuta, ma falsa. Fu provata da un esperimento sulla Torre di Pisa, dove furono fatte cadere due bocce aventi lo stesso volume, una leggera e l'altra pesante, e nonostante la differenza di peso, caddero al suolo. Nello stesso momento arrivarono. Perché è la forza di gravità che agisce e agisce allo stesso modo sia su un corpo pesante che su un corpo leggero. Che cosa ha trovato il camion che lo ha fatto alzare? Il fatto che a mano che la sua velocità orizzontale
si è trovata sempre di più a una condizione verticale che andava su in salita, a poco alla volta si è mutata in velocità sempre più verticale. Quindi a un certo punto la velocità orizzontale che aveva si è posta in sottrazione alla velocità con cui è arrivato al suolo, primo dei due elementi. Il secondo è stato che il distacco è avvenuto a un certo momento. Questo elemento è andato a appoggiarsi in terra prima con la parte di dietro e il tir gli era sopra, dopodiché si è bloccato nella parte di dietro e ha cominciato il suo ribaltamento in avanti, tanto che alla fine è andato a finire qui, non sotto del tutto, come se fosse stato scagliato, perché il sotto del tutto sarebbe stato sotto qui. Invece vedete bene che sotto qui ci sono le case e il crollo ha cominciato qui, poco più in là. Il modo e il tempo di far inclinare questa fino a un certo punto in cui si è staccato qui la passerella, e a quel punto ha cominciato a cadere obliqua, è caduta obliqua e poi si è ribaltata così. Su di essa, quando il camion è arrivato ad avere la posizione di arrivo così, ha proseguito così, e quindi non solo la sua velocità di caduta è stata ridotta dalla velocità che aveva, ma ha anche trovato un momento di diluire successivamente in una caduta secondo questo movimento qui, che non è stato un grande movimento perché non era in un punto molto avanzato di questo elemento qui, è rimasto sempre quasi vicino all'inizio della passerella, perché a mano che andava in su la sua velocità si riduceva praticamente fino a fermarsi, e quindi in sostanza è come se fosse caduto da molto più in basso e con un ammortizzamento dovuto proprio al fatto di essere caduto prima così e poi di aver avuto il tempo di ruotare in questo modo. La seconda cosa miracolosa è stata a un calciatore, a un giovane calciatore che era in questo punto, era all'interno a metà del ponte, quando si è prodotto un fenomeno particolarissimo. Questa parte qui, un certo pezzo di questa parte qui, a partire da questo punto, ha fatto un movimento che da sopra l'ha portato a finire sotto così. In questo movimento è successa una cosa straordinaria, che in un primo tempo il centro di rotazione è stato questo, ma dopo si è spostato da questo a questo, e nel mentre questo diventava il punto centro della rotazione, rallentava la caduta, e quando poi è caduto toccando prima questa parte per terra e poi si è adagiato, ha fatto praticamente così, in questa maniera qui, tac, e poi così. In pratica, quando questa parte qui è diventato il centro della rotazione, tutto il grosso della rotazione si è manifestato
in circonferenza e il centro è rimasto praticamente un punto mobile con molta lentezza. Ora, mentre aveva già fatto il suo movimento che aveva spostato questa parte terminale qui in centro di rotazione, la vettura che stava qui e aveva velocità si è trovata nel baratro e ha fatto un volo finendo proprio in quella parte che era diventata il centro di rotazione che cadeva lentamente ed è stato accompagnato al suolo lentamente finché caduto per così poi si è ripiegato in questa maniera. E quindi anche in questo caso il miracolo è stato quello straordinario appuntamento in cui una vettura che viene per così si va a infilare in questa parte qui, perché tutta questa parte qui in questo periodo ha fatto quella rotazione spettacolosa. Il terzo caso di salvataggio miracoloso è accaduto in un'auto che si spostava da Savona verso Genova, quindi a sinistra, ed era nel punto indicato dal mio dito quando si è aperta davanti una voragine. Ebbene, i cavi che sono rimasti scoperti dal ponte che crollava hanno costituito una sorta di rete sulla quale l'automobile è precipitata, rimanendovi impigliata e appesa. Ecco come hanno tirato su questa automobile i vigili del fuoco. Anche in questo caso, naturalmente, piuttosto ammaccato, ma il conducente è stato tratto in salvo. Quarto caso è stato analogo a quello del TIR. Avevamo una vettura che aveva già superato questo punto qui e si apprestava a entrare nella metà del ponte. Quando c'è stato questo è l'evento che è stato notato in una delle riprese che sono state consegnate. La ripresa praticamente è fatta da questo punto qui verso di là, in cui si è visto questo elemento che veniva a fare la stessa cosa praticamente successa qui, e mentre per una certa quantità di tempo è stata sostenuta da questo elemento che si è fracassato poco alla volta, è accaduto che il centro non è rimasto sempre questo. A un certo punto il centro si è spostato fino qui e la caduta non è stata libera, è stata rallentata dal frantumarsi di questo elemento di sostegno. Di conseguenza, la vettura che aveva velocità
ed era diretta in questa condizione, ha mutato essa pure la velocità orizzontale in una velocità tale e in una conformazione tale che la conducente ha detto: ho visto la strada alzarsi. E per forza, quando uno è su una dentro un'automobile che si mantiene, diciamo, sull'appoggio della strada che si inclina, si vede il ponte che va in alto. E in sostanza anche questa ha avuto modo di trasformare quella velocità orizzontale che aveva in una velocità di risalita che andava ad alleggerire la velocità di discesa, già alleggerita dal fatto che questo elemento non è arrivato fino in terra, è arrivato fino qui, e l'altro ha avuto il modo di ribaltarsi fino a questo punto. Di conseguenza, quando il movimento di caduta, in sostanza, che aveva la macchina, che stava andando sempre più in salita, si è messo in atto, perché per un certo periodo era come se non cadesse. Infatti, avanzando, risaliva quella pendenza sempre più accentuata che aveva questo elemento. Poi, quando ha avuto la prevalenza l'accelerazione gravitazionale, e era già arrivato il momento in cui anche questa parte è arrivata qui, ha fatto una caduta in un piano inclinato che non era del tutto verticale, perché questo elemento, quando ha finito la sua rotazione ed è stato così, era non verticale ma con una inclinazione tale che anche percorrere quella discesa non era come un corpo che cade liberamente, perché stava andando in un piano inclinato.